Siamo con Davide Gatti, direttore vendite di Anima SGR, qua al Salone del Risparmio 2016. Ecco, quali sono i rischi e le opportunità che si presenteranno ai risparmiatori per i prossimi mesi? Ma il mercato già dall'anno scorso presenta alcune tematiche molto importanti per i risparmiatori, prima di tutte quella dei tassi a zero, sostanzialmente, o addirittura dei tassi negativi, che di fatto ha costretto tantissimi risparmiatori a rivedere un po' quella che era la propria posizione di portafoglio, andando anche su classi di attivo più rischiose, penso per esempio alle azioni. Questo non vuol dire chiaramente che ci sia un rischio, dietro ogni rischio c'è un'opportunità, cambia solo l'orizzonte temporale degli investimenti e anche, diciamo, la modalità di accesso ai mercati finanziari. In questo senso i fondi comuni di investimento, proprio per le caratteristiche di diversificazione tipica del fondo comune e la facilità di accesso, perché non dimentichiamoci che il fondo comune di investimento presenta un accesso anche per patrimoni molto molto limitati, si parte addirittura da 500 euro, e il fatto che comunque siano gestiti da dei professionisti del risparmio su tutti i mercati sono proprio lo strumento più adatto. Questo chiaramente va in qualche modo fatto avvalendosi dell'aiuto di un consulente, sia esso un bancario, sia esso un promotore finanziario, ma qualcuno che in qualche modo riesce a capire molto bene qual è il profilo rischio-rendimento del cliente risparmiatore. Ecco, detto questo, nel dettaglio su quale strategia di investimento state puntando per consigliarlo, insomma, al cliente e all'investitore per affrontare al meglio i mercati? Ma noi già da diversi anni, proprio visto il mercato come si era configurato, abbiamo deciso di usare una serie di strumenti che in qualche modo aiutassero sia i consulenti sia i risparmiatori ad avere dei rendimenti che in linea con le proprie attese, quindi penso a tutti i prodotti prima di tutto flessibili che quindi consentissero al gestore di andare a cercare nelle diverse classi di attivo delle opportunità in termini di rendimento, e penso anche a tutti i prodotti bilanciati che quindi comprendono sia la parte obbligazionaria che la parte azionaria, chiaramente in dosi limitate perché il risparmiatore italiano, non dimentichiamoci, è tendenzialmente avverso al rischio. Noi di questi strumenti ne abbiamo alcuni che hanno una storia trentennale, che hanno un track record di grande successo, e quindi abbiamo proposto questo in modo particolare, effettivamente sono stati di successo sul mercato. In generale, per i prossimi mesi quali sono le novità e i progetti anche in ambito di educazione finanziaria che avete in mente per il mercato italiano? Ma Anima ha sempre investito sul tema della formazione e sull'educazione finanziaria. Direi che è uno dei cavalli di battaglia della nostra società e uno dei driver, diciamo, del nostro successo, che ci ha consentito oggi di avere avuto dei risultati proprio in termini di raccolta e di partnership sia con clienti bancari che con reti di promozione finanziaria molto importante. La novità in qualche modo che abbiamo quest'anno, diciamo a partire dalla fine 2015, sono dei corsi di educazione finanziaria, di e-learning sul nostro sito web, che mettiamo a disposizione dei siti consulenti che sono in qualche modo registrati sul nostro sito, dove si ha la possibilità in qualche modo di accrescere la propria cultura, la propria formazione finanziaria online attraverso dei corsi dedicati. Questo riteniamo sia, continua a essere un aspetto sul quale bisogna continuare a investire, perché la crescita della cultura finanziaria sia dei professionisti ma anche dei risparmiatori italiani è senz'altro un aspetto importante per la crescita del nostro settore. Grazie Davide Gatti di Anima SGR.